Ma ho visto Mab! È stata trasformata in una statua di ghiaccio senza vita! Il ghiaccio sempre si scioglie a primavera, o mortale. Forse la signora della primavera può dirti cosa fare. Colei che è dei fiori. Colei che è della foresta. È chiuso. Oh, Lady Valanis, questo mondo per te non è più sicuro. Tornatene nel tuo, se puoi, perché qui siamo tutti condannati. Saremo tutti arrostiti! Saremo tutti arrostiti! Mamma! Mamma! Voglio la mia mamma! Per quanto apprezzi la compagnia di Fernando, è ora che mi rimetta in cammino. Atis, ho chiesto aiuto a Eteria, ma Lady Mab è stata congelata da un orribile maleficio. Congelata, dici? Forse la mia Lady Ceres potrebbe dirti come scongelare Mab, se solo potesse parlare. Lei è... era la signora della fonte. Amore mio,
mio dolce marito, quanto mi sei mancato! Non posso trattenermi, Ceres. Devo andare a Eteria per vedere se posso essere di aiuto. Il vulcano... Lo so, amor mio, anch'io devo darmi da fare. La foresta è stata danneggiata dall'incantesimo di Malissia e io devo porvi rimedio. I miei più sentiti ringraziamenti, cara signora. Non c'è di che, Lady Ceres. Posso farti una domanda? Certamente. Ho visto Mab, signora dei sogni, che è stata colpita da un orrendo maleficio. È stata congelata come un blocco di ghiaccio. Signora della fonte, cosa posso fare per lei? Congelata, dici? Fammi pensare. Mi ricordo una leggenda, sì. Deve riempire una verga di cristallo con la più pura luce del sole. Con essa potrai scongelare Mab. Ma devo avvertirti, non potrai portare alcun oggetto reale nel regno dei sogni mentre dormi, mia signora. Dovrai viaggiare da sveglia. Lady Ceres, come posso andare nel regno dei sogni mentre sono sveglia? Cosa devo fare? Io non saprei, figlia dell'uomo. Forse potresti parlare con le tre signore del fato. Non vi è quasi nulla che esse non sappiano. È la nostra notte brava, coccolino. Faremo saltare in aria la maledetta Eteria e magari anche il resto del mondo, vero gioiello mio? È un peccato che non ci sarà nessuno ad ammirare la mia bellezza. Coccolino, che cosa hai in bocca? Fa vedere! Non fa niente, cattivello. Andiamo a vedere i fuochi d'artificio.
negozio è chiuso! È meglio scappare! Il vulcano sta già per scoppiare! Oh.